Abbiamo deciso di convocare questa conferenza stampa, o meglio di comunicare un po' quali sono le nostre riflessioni attorno a come rilanciare la città di Fano per un motivo, perché ci sembra che i ragionamenti fatti fino ad oggi dai politici locali, anche insieme a parte dell'associazionismo del territorio, siano stati molto discontinui e anche poco approfonditi. Noi vogliamo tenere un profilo basso, evitare in questa fase di avere un confronto diretto volutamente con la politica, perché puntiamo su un fatto, cioè sull'idea che non appena si insedi la nuova giunta, il nuovo consiglio, si debba necessariamente cominciare a lavorare insieme al terzo settore per il rilancio del welfare e dello sviluppo locale in questa città. Per cui ci siamo limitati adesso a enunciare una decina di punti che secondo noi è importante che la politica orecchi faccia propri, ma prendiamo un impegno sin da ora affinché sia subito dopo le elezioni, a bocce ferme, quando ci saranno degli interlocutori reali, che si cominci a ragionare insieme per il rilancio della città. Passo la parola a due colleghi del forum del terzo settore, perché possono aiutarci a capire dal punto di vista della cooperazione quali sono uno o due temi centrali di cui dovremmo discutere subito a partire dai prossimi mesi. Sì, io rappresento la cooperazione di tipo B e quindi vorremmo affermare il fatto che esistono già leggi dello Stato che possono essere applicate affinché il lavoro che svolgono le cooperative sociali di tipo B, quindi l'inserimento lavorativo di persone in stato di difficoltà, di disagio, possa essere un valore aggiunto per la comunità, poiché si possono dedicare degli appalti direttamente, si possono evitare delle gare, ma per legge questo, quindi non è che è già normato e attivo. Quindi anche nel comune di Fano noi poniamo l'accento al fatto che, come altri comuni stanno già facendo, hanno fatto Milano, Bologna, hanno identificato una percentuale per la quale si possono dare degli appalti riservati. Bisogna far notare questo, che in questa modalità lavorativa è anche opportuno progettare insieme all'amministrazione i servizi. La cooperazione tipo B non chiede dei servizi per aiutare solo chi è in difficoltà, cioè chiede di poter lavorare, quindi ha due valori la cooperazione tipo B, cioè il lavoro e la terapia, che è l'inserimento lavorativo, per cui è chiaro che ha un interesse che è lo stesso interesse che ha il comune, e sarebbe la collettività, insomma. Per quello che riguarda, io rappresento un po' la cooperazione tipo A, e dal nostro punto di vista, proprio per portare avanti il mandato che è tipico della cooperazione tipo A, cioè quello di coprogettare, studiare, fare un po' da collante o comunque da parte di una rete che possa raccogliere un po' tutto quello che sta intorno e che possa sviluppare in termini di progettazione, in collaborazione con la cooperazione, con l'associazionismo, con gli enti. L'indizione di stati generali, che fa parte dei punti che il forum sta promuovendo, e fondamentalmente sarebbe questo, quello di entrare in una logica di progettazione complessa in cui in un unico tavolo tutti i soggetti possono portare il proprio, e in una logica di sussidiarietà vera legata alla partecipazione e alla promozione di tutte le caratteristiche e le potenzialità per rendere le risorse veramente adeguate e veramente funzionali ognuna alle altre, insomma, per il progetto generale.